taglio è tradizione, è storia. Con i nostri costumi rievochiamo la battaglia di Legnano del 1176. Non a caso, nell'inno di Mameli, dall'Alpe a Sicilia, ovunque Legnano. La contrada, come anche tutte le altre contrade, dà molto, dà la possibilità di esprimersi, di stare insieme e quindi svolge anche un ruolo sociale, secondo me. La vita di contrada dà sicuramente tanta gioia, ma occupa tanto del nostro tempo perché lavoriamo tanto, tutti assieme ovviamente, perché si lavora sempre tutti per un unico obiettivo e quindi ci vuole tanta energia per fare tutto quello che una contrada richiede. E anche se comunque il lavoro veramente, come appunto dicevo, è tanto, però ti dà tanta soddisfazione. Sì, io fondamentalmente sono un timido, però questa cosa mi appassionava tanto e quindi pian piano sono riuscito a battere la mia timidezza e ad entrare in contrada. È stato mio marito a portarmi in contrada, eravamo fidanzatini e lui un giorno è passato dal maniero, che era ancora in via Novara, con un nostro amico e poi è venuto e mi ha detto: guarda, siamo andati, è bello, vieni, ti porto. E da lì un giorno niente, ha portato anche me e niente, basta, è stato proprio da subito una passione e un amore per la contrada che ancora tutt'oggi c'è per entrambi. Quest'anno la traslazione, il tempo non è stato decisamente clemente, però quando siamo entrati in piazza con tutti i ragazzi cantando, l'emozione che si prova, come entra in piazza questa contrada, cantando i cori di contrada, non ce n'è per nessuno. È un'emozione unica e si capisce che finalmente è palio. Prima nessuno può fermare, perché cammina, cammina, e al quinto giro di campo corre come un diretto. Urla di andare a letto, che vince il palio è suoni, frastuoni e colori, e io quando vedo i colori della mia contrada... Contrada dà e prende. Prende perché ovviamente ci si mette tanto impegno, tanto del nostro tempo, perché di cose da fare ce ne sono tantissime, però dall'altra parte dà tantissime anche soddisfazioni. Per me è stato così, sì, da quando sono stata ragazzina, dal fatto di farmi sfilare, partecipare alle cene, all'organizzazione di tutti gli eventi, fino a poi quando sono cresciuta e insomma ho anche ricoperto altri ruoli e di soddisfazioni per me ne sono arrivate tantissime e ne arrivano ancora tuttora. Io nel mio piccolo ho già iniziato ad avere qualche ruolo, qualche responsabilità importante e il sogno, credo come molti altri ragazzi qui dentro, sia un giorno di poter essere in piazza con la spada del capitano e la propria contrada alle spalle che canta. Io ho iniziato a venire appunto da ragazzina in contrada e guardavo sempre con una certa ammirazione ovviamente i ruoli e le cariche più alte, che sono quelli del capitano, del gran priore e ovviamente della castellana. Il gran priore è una figura molto importante in contrada, non solo perché ha la responsabilità della contrada e delle persone che la abitano e la vivono, ma anche perché, anche se non si vede tutti i giorni, il suo peso si sente molto. Il capitano è colui che si occupa ovviamente della corsa, nella scelta del fantino, e insieme alla commissione corsa ovviamente sceglie il cavallo
Quando ero piccola ho sempre guardato la Castellana ovviamente con ammirazione, affascinata da questo ruolo. Sempre ho sognato di farla, penso come tutte le ragazzine che frequentano la contrada. Sono sincera, non ho mai pensato e immaginato di un giorno di poterla fare. E invece quel giorno è arrivato. Ricordo ancora quando è arrivata la telefonata di Davide, mio capitano, che mi aveva chiesto appunto se volevo fare la Castellana. E al momento è stato un no, perché avevo paura. Perché non sapevo se ero in grado di farlo. E niente, poi ho deciso, sì, ho accettato, spinta ovviamente anche dall'affetto di tanti contradaioli che appunto mi dicevano fallo Sabri, sei la persona giusta, e quello mi ha spinto a dire di sì. E devo dire che è stata un'esperienza stupenda, perché poi l'ho fatto non per un anno, l'ho fatto per ben 5 anni. Subito al mio primo anno di reggenza abbiamo vinto il Palio e insomma... La prima volta che sono arrivato al campo e ho vissuto il Palio con la mia contrada, dopo averlo seguito alcuni anni da spettatore, è stata un'emozione incredibile, qualcosa che non si può spiegare, perché dopo aver lavorato un anno intero, un maggio intenso, tutti insieme, arrivi al campo e la corsa diventa la sublimazione di tutto. L'emozione di vedere che il tuo lavoro porta tutti insieme a un grande risultato è qualcosa di indescrivibile, assolutamente. La prima volta che ho sfidato la Castellana, il mio primo anno, è stato bellissimo, tranne che poi sono arrivata in campo e lì purtroppo è successo il patatrac, che appena dentro in campo il cavallo mi ha disarcionata, mi ha buttata giù. Sognavo di fare gli onori al carroccio e invece mi hanno dovuto per forza portare via perché avevo picchiato la schiena. Mi volevano tagliare l'abito era nuovo, l'avevo appena fatto, ci tenevo tanto. Insomma, è stato tutto un dolore per me, perché per me non essere in campo, soprattutto il primo anno, per me era veramente dolore. E poi niente, da là, dall'ospedale, però devo dire che tutti carini, mi rendevano partecipe. Ero preoccupata, spaventata, perché mi dicevano che avevo picchiato la schiena e non sapevano cosa poteva essermi successo, e dolore perché non ero con i miei contradaioli.